Grazie, buongiorno grazie. Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, cominciamo a leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola, vari spunti molto interessanti in questo martedì 10 dicembre. Allora, l'apertura del Corriere della Sera è tutta politica, governo serve il rilancio, a parlare il Premier Conte, ma andiamo ad esempio al caffè di Massimo Gramellini. Indecenza fiscale, prima del Corriere della Sera, apertura della Repubblica, evasori, io vi accuso, j'accuse, di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ieri intervento molto duro sul tema dell'evasione fiscale, Davide. L'evasione fiscale è una cosa intollerabile, ha ragione il Presidente della Repubblica, è indecente. Io sono contrarissimo a ogni forma di evasione fiscale perché fin quando c'è la valvola di sfogo dell'evasione fiscale non si affronta seriamente il tema della pressione fiscale e quindi non si innesca neanche quella che potrebbe essere una sana protesta, se non rivolta fiscale. Premesso questo, e quindi ribadito che è giusto, però cerchiamo di non prenderci in giro. Intanto noi continuiamo a calcolare in 119 miliardi l'anno, parente di 120 miliardi, l'evasione fiscale. Quello che l'Agenzia delle Entrate riesce a recuperare è mediamente sotto i 20 miliardi. Adesso siamo all'intorno di 21-22 miliardi, ma insomma negli anni passati sotto i 20 miliardi. La differenza segnala o un accertamento sbagliato, perché quello che viene contestato non è che poi è l'evasione fiscale. A me hanno contestato dell'evasione e poi ho vinto io, ma hanno dovuto pagare pure le spese. Però nell'anno in cui lo contestavano stava nell'evasione fiscale e questo è un grossissimo errore ed è un insulto al contribuente onesto. Oppure segnala il fatto, al di là dell'accertamento, segnala il fatto che le procedure di rientro di questi quattrini non funzionano o che è fallito. È fallito quello cui è di soldi, quindi non ci sono più. Quindi quei 120 miliardi c'è anche in parte un trucco, diciamo così. E poi c'è un altro fatto che noi continuiamo a ripeterci in maniera molto retorica, che se pagassimo tutti, se pagassero tutti, io pago tutto, se pagassero tutti pagheremmo meno. Sapete cosa c'è? Non è vero. Se pagassero tutti spenderebbero di più, perché il problema grosso dell'Italia è soprattutto l'eccesso di spesa pubblica corrente. E se tu prendi i soldi a quelli che producono qualche cosa e devono pagare le tasse, è bene che paghino le tasse. Se prendi i soldi a quelli che producono qualche cosa e li scarichi nelle tasche di quelli che non producono niente perché hanno delle rendite, generi povertà, non generi ricchezza ed equità sociale. Detto ciò, ovviamente l'evasione fiscale è indecente ed esecrabile. Non c'è dubbio alcuno. Andiamo in Finlandia. Sanna, la bimba invisibile, diventa premier a 34 anni, la nuova leader del Partito Socialdemocratico al governo, figlia di due madri, governerà il paese con altre quattro donne. Davide. Allora, la signora Sanna Marin ha detto, testualmente leggo tra virgolette, abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia. Non ho mai pensato alla mia età o al fatto di essere donna. Penso alle motivazioni che mi hanno spinto a entrare in politica, eccetera, eccetera. Questo è quello che ha detto. Oh, non gli è importato niente a nessuno, come se non l'avesse detto. Il commento su tutti i giornali, ma non solo italiani, è A, è donna, B, è giovane, 34 anni, C, è figlia di due madri. Bene, se può servire a farvi sentire un po' più a casa, aggiungerei però, uno, arriva al governo senza elezioni, due, è sostenuta da cinque partiti che hanno appena finito di fare cascare l'altro governo, tre, la maggioranza è risicata, così ci siamo. Siamo un po' più che tutto il mondo e paese. Esattamente. Torniamo a parlare di patto di stabilità. Il patto di stabilità va rivisto e adeguato alle nuove sfide. Sono le parole di Paolo Gentiloni. Che cosa significa? Allora, il patto, appunto, diciamoci cosa significa. Il patto di stabilità va adeguato perché tutte le cose umane, tutti gli accordi, tutte le leggi sono sempre aggiornabili e modificabili. Però tanto è inutile che ci giriamo attorno, cerchiamo di capire di che stiamo parlando. Quando approvarono il fiscal compact, noi qui dicemmo immediatamente, era l'inizio del 2012, guardate che non sarà mai applicabile, questa roba qui non può reggere, perché per esempio per l'Italia diminuire di un ventesimo l'anno per 20 anni il debito è una cura troppo, è un rimedio troppo brusco, e infatti puntualmente, diciamo così, è rimasto lettera morta. Però servì a che cosa? Servì a fare da base a quella che poi era l'uscita di Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, e quindi alla salvezza dell'euro e dell'Italia con quello. Ora, quando Gentiloni dice, ma sono in tanti a sostenere, il patto di stabilità va rivisto,
e aggiunge che per esempio le spese per investimento ecologico devono essere fuori dalla contabilità. Ma tu i soldi che prendi a debito e che spendi senza averli li puoi mettere nella colonna che ti pare, puoi scegliere di scriverli nella pagina che ti pare, rimangono soldi presi a debito che non hai e che stai spendendo, e se hai bisogno di scriverli in un'altra pagina è perché non riesci a tagliare le spese improduttive che hai nella pagina principale. Questo è il fallimento. Dopodiché, ripeto, diciamo, i numeri si possono mettere in colonna come uno gli pare. Il punto fondamentale qual è? È che se l'Europa vuole avere munizioni serie per pagare, per finanziare una crescita più veloce, ha bisogno di avere debito europeo. Per avere debito europeo deve avere i cosiddetti eurobond, per avere debito europeo deve avere condivisioni del rischio. Per avere condivisioni del rischio bisogna avere paesi disciplinati economicamente. L'Italia ha fatto tutto il possibile con diversi governi per rendere inaudita e impossibile questa ipotesi. Perché? Perché continua a essere un rischio eccessivo governato dall'incoscienza e dall'arroganza di dire io c'ho il debito e lo voglio fare crescere. Bravo, complimenti, mettilo lì nella lista che vuoi, tanto quei soldi li andrei a prendere prima o dopo nel patrimonio degli italiani. Allora Davide, si fa un gran parlare di questo nuovo film di Zalone e anche della canzone che noi abbiamo cominciato a suonare da ieri. Oggi per esempio La Verità scrive: il video di Zalone è sessista per la firma dell'Espresso, la copertina Osè invece no. Chiaramente La Verità polemica con il gruppo Gedi, quindi con l'Espresso. E poi ancora, devo dire, sono tantissimi, per esempio Il Foglio oggi dedica una pagina intera a Zalone e al fatto che alcuni non capiscono l'ironia del testo della sua canzone. Tu hai avuto modo di ascoltarla? Sì, ho ascoltato la canzone. Il film deve ancora uscire. Mi ricorda quelli che dicono, dice, ah, quel libro sostiene una tesi intollerabile, l'hai letto? No, ma quello che conta è quello che la gente capisce, no? Che senza andare alla Jacques Lacan, la differenza fra il significante e il significato significa semplicemente che stai parlando di una cosa che non sai. Zalone fa di mestiere la satira, fa racconta, esagerandoli come tutte le caricature, i difetti degli italiani. Qui quale sarebbe il problema, la grande questione ideale quale sarebbe? Capire se sta prendendo in giro gli immigrati o se sta prendendo in giro i tic degli italiani sugli immigrati. Beh, un argomento interessantissimo. Dopo il secondo fiasco di vino diventa veramente un argomento assai interessante. E quando parlava dell'impiego pubblico e di quelli che erano felici di averci il parente handicappato o diversamente alibile, come si suol dire, perché così riuscivano a non ottenere il trasferimento, che cos'era? Ce l'aveva con i diversamente abili o con la burocrazia italiana? Bisogna anche imparare a sorridere. Anche pensando, perché i film di Zalone, fin qui almeno, quello prossimo non lo so, non l'ho visto e deve ancora uscire, i film di Zalone hanno dentro la capacità di far ridere e la sollecitazione a pensare. Ho l'impressione che molti di quelli che parlano sono refrattari alla seconda cosa. Già martedì di una settimana che carbura tra notizie molto interessanti. Ce n'è una che trovate per esempio sulla prima del Sole 24 Ore. Ex Ilva, primo sì per l'altoforno 2, Conte, lo Stato entrerà nel capitale. Potrei andare avanti a lungo. Caro Davide, si trovano tantissime notizie di questo tipo, sapete, di Alitalia, eccetera. Sembra che l'Italia in economia sia questa. Invece c'è tanto altro. Qui se ne è parlato, ma praticamente non si è trovata la notizia da nessuna parte. Sapete dove si trova quello che è stato giudicato e nominato il miglior incubatore di startup, dunque nuove aziende a livello universitario al mondo? In Italia, presso il Politecnico di Torino. Si chiama I3P, ci siamo stati ieri, è una meravigliosa realtà italiana, lo ripetiamo Davide, di cui nessuno si occupa, perché devi dire solo che in Italia non sappiamo fare più nulla oppure ci vuole lo Stato per fare. Ecco, magari se tendessimo più l'orecchio all'Italia, tra l'altro I3P è una struttura pubblica, apro e chiudo parentesi, ma dà forza all'imprenditoria privata, in modo particolare giovane. Quindi quanta responsabilità anche del nostro modo di parlare di noi stessi. Sì, ma era quello che dicevamo ieri a proposito delle classifiche. Ieri c'era lo SDA Bocconi, quindi un'altra università italiana che era entrata sul podio, al terzo posto per la qualificazione dei master. Le classifiche, questo genere di ranking, come si dice in inglese, le classifiche, diciamo, bisogna usarle e portano fortuna, è bene saperlo.
Non perché questo significa che allora diciamo solo i potenti e chi è avanti deve andare avanti, chi rimane indietro invece deve essere abbandonato a se stesso. No, è per evitare che tanta gente rimanga indietro perché va nel posto sbagliato, perché nessuno gli ha detto che l'eccellenza sta da un'altra parte, per non mollare fregature ai più giovani e per spingere anche i capitali, quindi diciamo i finanziamenti, ad andare dove è necessario e dove si ottiene il miglior risultato. In Italia ce ne sono moltissime, le due politecnici, ce ne sono tre, insomma, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, per esempio, hanno una presenza molto considerevole di studenti stranieri, benissimo, perché quelli sono gli stranieri che dovremmo andarci a cercare, perché crea classe dirigente, crea potenza dell'Italia in giro per il mondo. Ma diciamo, meglio non parlarne, perché sennò diciamo sembra quasi che dici che l'Italia va tutto bene. Adesso arrivano i messaggi dicendo: ah, allora va tutto bene, e allora facciamo così, va tutto male, così andiamo, torniamocene a letto. C'è una storia che ha trovato sui giornali e che vuole proporre a Davide e Cristina, che vedere c'è ovunque. Si parla di un po' di doping, un po' di Russia e certamente di Olimpiadi. Raccontaci meglio, Cristina. Ecco, sì, dalla prima del mattino, doping, le accuse alla Russia, Olimpiadi vietate per 4 anni. Insomma, Mosca è stata punita dall'Agenzia Mondiale Antidoping per aver falsificato i dati dei controlli sui suoi atleti. Ma questo è solo sport oppure ci saranno delle ricadute geopolitiche? Ma il si tratta delle Olimpiadi e non solo, cioè i giochi quindi di tipologia internazionale. La Russia sostiene di essere, diciamo, vittima di un complotto per colpirli, insomma l'ipotesi del complotto mi pare che abbiano credibilità tendente allo zero. Questo è una cosa che ha a che fare con l'idea che anche i risultati dei giochi olimpici o dei giochi in generale abbia una ricaduta sull'orgoglio nazionale e sulla potenza di un paese, che è naturalmente, diciamo, se uno lo guarda freddamente, un concetto potentemente ridicolo, ma è molto forte, molto diffuso nel passato e, come vediamo, anche nel presente. I giochi olimpici, per quelli che sono nello spirito di Olimpia, che sono una cosa bellissima, questo genere di roba qua un po' meno. Davide, grazie, è tutto per oggi, l'appuntamento con te a domani. Grazie a voi, buona radio a tutti. Continua l'appuntamento quotidiano con Bruno Vespa, sfogliando insieme il suo ultimo libro, Perché l'Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare. Oggi siamo al quarto capitolo e l'Italia diventò fascista, lo faremo ovviamente nel corso di Non Stop News. Intanto però l'appuntamento quotidiano con Vespa continuerà, mentre quello settimanale, lo sapete, il martedì è legato alla psicologia e quindi al nostro Raffaele Morelli. Buongiorno Raffaele, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Come stai, Raffaele? Bene, bene. Senti, sai che Giusy Legrenzi, nel corso, a proposito di storia, no? Parleremo di questo libro con Bruno Vespa nel corso della trasmissione, come facciamo ogni giorno. A proposito di storia, Giusy oggi nel corso della linea diretta ha fatto una proposta condivisibilissima, almeno secondo me, cioè che bisognerebbe iniziare a studiare la storia anche a scuola, partendo, diciamo, dalla fine, partendo dai nostri giorni. Già ieri Fulvio, rivolgendosi a una nostra così collaboratrice in collegamento da Napoli, diceva a proposito del libro di Vespa: ma questi anni, gli ultimi, diciamo così, l'ultimo secolo, nelle scuole italiane non viene studiato in maniera approfondita. Sei d'accordo? Sono d'accordo, sono d'accordissimo, perché si sentono i giovani, la nostra storia non la conoscono. Non conosco la storia recente, spesso in qualche modo sono fumi che arrivano di pensieri, tutti legati sempre all'ideologia, ad una visione politica del momento, ma il nostro passato recente noi non lo conosciamo, e non conosciamo, se non conosci la storia, non conosci neanche la tua psiche, perché ciò che noi siamo è profondamente calato in quello che abbiamo imparato dai nostri padri, che abbiamo imparato da quello che ci hanno raccontato, che abbiamo imparato da un certo modo di stare in campo e di stare nel mondo. Cioè la storia è fondamentale la storia antica, perché oggi sembra che i nostri padri, i romani, i greci, no? Sembra che fossero rispetto a noi molto più indietro nella conoscenza. In realtà nella conoscenza della psiche erano molto, molto, molto più avanti. Senza la filosofia e senza la storia noi in qualche modo
abbiamo delle carenze psichiche, come se non avessimo le mani o le braccia della psiche. Beh, molto interessante questa visione, però mi viene una domanda, Raffaele. Non partiamo con una sorta di condizionamento, mi permetto di usare questo termine, no? Proprio perché cominciano già a installarci un po' di informazioni. Ma vedi, è vero che la colpa è dell'ambiente, no? Le informazioni che ci mandano, però noi abbiamo un compito con noi stessi, no? Che è quello di sapere, no? Che cosa è accaduto, cosa succede, perché succedono certe cose. L'anniversario di Piazza Fontana è una tragedia immane di cui praticamente sappiamo poco o nulla, ma spetta anche a noi indagare, spetta anche a noi farci carico di che cosa è accaduto prima di noi, no? Di certe realtà, perché le realtà che non conosciamo, l'ha detto bene la Merkel, possono riaccadere, no? Pochi anni fa, 70, pochi, pochissimi, nella storia del mondo, sono accadute tragedie immani, il nazismo, il comunismo, queste cose sono capitate ai nostri padri, quindi se ragioniamo dal punto di vista genetico, ma anche di genetica della psiche, come avrebbe detto Jung, queste cose che sono accadute possono non soltanto riaccadere, ma fanno parte di noi, in qualche modo dentro di noi queste tragedie ci fanno specchiare, ci fanno vedere che distruttività abita l'uomo, no? Fromm diceva che la distruttività la puoi conoscere soltanto se la guardi, altrimenti dentro di te rimane un serpente che continua ad alzare la testa e a morderti. Noi eravamo quelli, i nostri padri, i nonni dei nostri nonni erano quelli, sì, erano anche quelli. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a liberarci da questi demoni. Raffaele, ieri parlavamo, come accennava Pierluigi, con Ilaria della storia a scuola e lei ha confermato questo problema, quello che per esempio lei oggi da studentessa universitaria vive come un buco. Facciamo una sorta di esperimento, oggi c'è con noi Cristina Morra, sempre in diretta da Napoli. Cristina, prendiamo un personaggio dei nostri tempi, spesso anche come dire, preso in giro pubblicamente, Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano. Voi che studiate comunicazione, una curiosità, vi è mai capitato dei professori a livello scolastico, te sono passati un po' di anni nel tuo caso, ma universitario sì, che vi abbia spiegato come siamo arrivati a questo singolare dittatore nordcoreano, per esempio? Cristina? Non la sento. Mi sa che è caduta la linea, ai ai ai. Cosa volevo dire, Raffaele? È che se tu non spieghi ai ragazzi che è il frutto di una dittatura autocratica, prodotto di una guerra, che fu a sua volta il prodotto della guerra fredda, che fu a sua volta il prodotto della fine della seconda guerra mondiale, se tu non affascini i nostri ragazzi in un racconto che ha mille rivoli, mille sfaccettature, ma ti limiti ad una lettura fredda di un manuale, magari fatto male e con anche una venatura ideologica, ma è chiaro che questi ragazzi non capiranno nulla del mondo di oggi. Se invece glielo spieghi in modo affascinante, portandoli a capire come Kim Jong-un è arrivato a fare il dittatore con il taglio di capelli strano in Nord Corea, cambia il mondo e la loro visione di mondo. È verissimo, tanto è vero che noi oggi, se guardiamo i sondaggi, ne avete parlato anche voi nei giorni scorsi, mi sembra, gli italiani sognano l'uomo forte, il 47% è un dato impressionante, no? Cos'è l'uomo forte? No? Cosa ci ha regalato la democrazia? La democrazia ci ha regalato qualche cosa che era già anticamente presente, pensiamo ai greci, che ha potuto farci dire che ognuno di noi è un individuo, che può scegliere, che può votare per questo o per quello, che ognuno di noi ha la libertà come valore supremo. E beh, se noi non ragioniamo in questo modo, se non ragioniamo sul fatto che l'uomo forte che possiamo sognare, altro non è che la proiezione di cancellare, mandare via, no? Spazzare via il nemico, no? In questi politici sono tremendi, perché non c'è giorno in cui non si parli di battaglie contro qualcosa. Ci sono politici che parlano per esempio del MES, non sanno neanche che cos'è, però ci urlano contro, no? Tutto è utilizzato esclusivamente per creare sempre qualche cosa per poter dire io sono diverso dagli altri, io sono più forte degli altri, sono più potenti. Ecco, ma quando tu parli del dittatore, no? Cioè, dobbiamo sapere che dentro di noi, nel momento in cui cerchiamo un uomo forte, stiamo cercando anche dentro di noi, quindi cercando l'uomo forte dentro di noi ci facciamo del male, certo. Perché io spero che qualcuno un giorno si metta a raccontare, a spiegare bene che l'insicurezza, la fragilità sono valori, la ricerca della forza
è un male dentro di noi. Quando vedi questi ragazzi super palestrati, sono sempre più fragili, perché sognano di essere forti, ma in realtà la forza non è soltanto un procedimento esteriore o un dominio esteriore, la forza è stare con se stessi, con le proprie contraddizioni, voler bene alle cose che non ti piacciono e aver cura di te. Invece questa idea è un argomento molto bello che secondo me va approfondito, magari lo facciamo la prossima settimana, caro Raffaele, e intanto ti ringraziamo, buon lavoro, a presto. Un abbraccio a tutti. Grazie a Raffaele Morelli. Don Antonio Mazzi, bentornato. Ciao, grazie per ieri. A te sempre. Siete gran simpatici. e oggi a tutti i genitori, a tutti, soprattutto gli uomini, per favore smettete di dire che se lo sapevo prima non mi sarei mai sposato. La volete smettere? Questa è bella. Perché il messaggio che mandi è quello, no? Certo. Ciao Don! Niente male. Con questi giovani. Ciao. Niente male. Chissà che ha sentito Don Antonio questi giorni in materia, In questi giorni sfogliare il libro di Bruno Vespa alla radio ha dato l'opportunità agli ascoltatori, a noi, di interrogarci ovviamente sulla storia del nostro paese. Siamo arrivati al quarto capitolo e l'Italia diventò fascista, dove si parla della fondazione del Partito Nazionale Fascista alla resa dello Stato. Innanzitutto buongiorno Bruno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccomi. Allora, il Partito Nazionale Fascista nacque al congresso di Roma del 7 novembre del 21 e nacque sotto i migliori auspici. Voi pensate che il Luigi Einaudi sul Corriere della Sera diceva che il programma economico fascista era quello liberale dell'età classica, e addirittura il Corriere della Sera, subito dopo il congresso, vide il movimento di Mussolini un partito centrista e comunque liberale. Non si può negare, scrisse, che il movimento fascista, quale è stato prospettato in questo congresso, rappresenti oggi un forte tentativo di organizzare e preparare alla vita nazionale quelle masse di giovani del ceto medio che per il passato si mantenevano quasi interamente estranee alle lotte politiche. Quindi una grandissima simpatia. Il problema è che i fascisti erano armati, come erano armati i socialisti, quindi ogni tanto si prendevano a pistolettate, c'erano morti, c'erano feriti. Il governo tentò in mano di disarmare tutti i gruppi militari. Allora, sapete cosa fecero i fascisti? Fecero il primo colpo di mano vero, e cioè ordine del giorno del 15 dicembre 1921 a tutti gli iscritti alle sezioni, disse il segretario del partito, tutti gli iscritti, cioè i militanti erano diventati, come il carro vincitore per gli italiani sono sempre molto attraenti, via via erano diventati 700.000 gli iscritti al fascismo, tutti gli iscritti fanno parte delle squadre di combattimento. Allora, se tu sciogli le squadre di combattimento, cioè il gruppo armato del fascismo, tu sciogli il partito fascista, e lo Stato non era sufficientemente forte per poterlo fare. Naturalmente i democratici provarono a giocarsela, i socialisti tentarono un approccio con i cattolici, ma Don Sturzo, che era il capo del Partito Popolare, si oppose perché temeva che Giolitti, il vecchio leone liberale, volesse giocarsi al tavolo da poker i socialisti e i cattolici insieme con i fascisti per poi farne polpette sostanzialmente. Mussolini, in uno dei suoi tanti tentativi di riportare un po' d'ordine, disse: basta bastonature. Capisco, la violenza fascista può essere legittima e sacrosanta, ma mettersi dietro una siepe, andare nelle case, non è fascista, non è umano e non è italiano. Anche la cronaca delle bastonature deve finire. Erano sostanzialmente delle parole al vento. Ma intanto il programma del fascismo era molto avanzato, perché cominciò a parlare della giornata lavorativa di 8 ore, che in effetti il fascismo portò in Italia per primo nel mondo nel 1934, salvo poi però a farlo a singhiozzi, perché poi fu in qualche modo revocato. Allora arrivò al potere Giolitti, a un certo punto si dovette rimettere e mise un fantoccio che era da una bravissima persona, Facta, quell'uomo che poi passò alla storia per consegnare il paese al fascismo, ma che era di una debolezza veramente spaventosa. Ci fu un tentativo, uno dei tanti, di mettersi insieme per mettere i fascisti al governo, ma non in posizione dominante, anche questo fallì. E il Duce, che a un certo punto già si chiamava Duce del fascismo, si trovò veramente in braghe di tela, perché non riusciva ad andare al potere, non voleva andare al potere sotto gli altri, non riusciva a prenderlo per conto suo. Gli venne incontro, dopo una violenza fascista fatta da Ettore Muti a Ravenna,
lo sciopero nazionale, che fu chiamato lo sciopero legalitario perché era veramente uno sciopero fatto dalle camere di lavoro, da tutti quanti, contro il fascismo. Ebbene, quello che oggi sarebbe una cosa completamente accettata, allora provocò una rivolta nel paese, una rivolta nelle classi borghese. Ancora il Corriere della Sera, 4 agosto del 22, togliere per 3 giorni il pane e l'acqua ai cittadini è una cosa infame, e ce l'aveva coi ferrovieri che bloccarono i trasporti, eccetera. I fascisti avvertirono lo Stato: se lo sciopero fosse durato più di 48 ore, i fascisti avrebbero occupato tutti gli edifici pubblici e garantito il regolare funzionamento dello Stato. La sostanza, e ancora cito il Corriere della Sera, oggi, dopo lo sciopero generale, oggi l'Italia ha 6 più propense ai fascisti. Dissimularlo non giova. Questo è il bilancio dello sciopero generale, lo specchio in cui la nazione ha visto riflessa di nuovo la fascia bolscevica degli anni tristissimi dopo la vittoria. Lo Stato era una parola che finiva quasi con esprimere un concetto negativo, e la maggioranza della nazione, posta tra 2 contendenti e costretta a scegliere, non poteva scegliere i socialisti. E così Mussolini, come vedremo nel capitolo successivo, fu accompagnato graziosamente al potere. Direttore, e nulla di tutto ciò si può capire se non, come lei ha accennato, se non ricordando che erano passati appena 5 anni dalla rivoluzione d'ottobre e il terrore correva evidentemente fortissimo, certo, perché nell'anima italiana. Come abbiamo detto ieri, in alcuni volevano i socialisti, l'ala massimalista, che era quella maggioritaria, esatto, voleva mettere i soviet in Italia, addirittura in certi posti fecero le banconote, i biglietti di banca. Come diceva ieri, come ci ha raccontato. Esattamente come dicevamo ieri, infatti. Certo. Allora torniamo da e con Bruno Vespa domani, intanto grazie e buona giornata. Ma grazie a voi, buongiorno. Come già anticipato, con noi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Onorevole, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno onorevole Meloni, ieri una missione europea in piazza a Bruxelles per portare la voce dell'Italia libera e sovrana, come lei ha detto, che non vuole farsi prendere in giro da Conte e non si piega ai diktat europei. Tra poco ci torneremo su questo, sulla sua battaglia sul MES, ma vorrei chiederle una sua dichiarazione, un suo commento sul duro attacco del capo dello Stato agli evasori. Ieri ha detto una cosa indecente: tolgono le risorse per aumentare gli stipendi e le pensioni. Ma guardi, ovviamente io sono d'accordo sul fatto che l'evasione sia una piaga che va assolutamente combattuta, però rimane il fatto che dobbiamo capire dove sta. Cioè quella, l'idea che ho io è che si continui a parlare di evasione come se l'Italia il problema dell'evasione fossero davvero i commercianti, e non si capisce che noi abbiamo uno Stato che fa il forte con i deboli e il debole con i forti, e all'evasione miliardaria, la cosiddetta grande evasione, invece decide di non guardarla proprio. Le faccio un esempio: noi stiamo discutendo la manovra economica e finanziaria. Fratelli d'Italia ha fatto 2 emendamenti sul tema della grande evasione. Uno è stato sicuramente bocciato, l'altro vedremo che fine fa. Uno è quello sui colossi del gioco, del web. Cioè noi abbiamo delle grandi società del web che in Italia guadagnano miliardi e miliardi di euro e che complessivamente tutti insieme lo scorso anno hanno versato 64 milioni di euro allo Stato italiano, che è quello che pagherebbe una media azienda, ok? Noi abbiamo presentato un emendamento per tassare finalmente le società del web col principio dell'imposta di bollo, cioè diciamo tassando sulla base del numero degli accessi. Vediamo che cosa accade al governo. Secondo esempio, noi abbiamo centinaia, migliaia di extracomunitari, cinesi e compagnia cantante, che aprono e chiudono decine, centinaia di imprese senza mai versare un euro allo Stato italiano. Perché? Perché per loro è molto più facile scomparire. Quindi aprono un'impresa, la chiudono prima che lo Stato cominci a fare i controlli, diciamo 2 anni e mezzo ci vuole, ne aprono un'altra e lo Stato, siccome va a trovare Jung Wung, se la va a prendere con l'imprenditore italiano, nome, cognome, eccetera, e gli chiede praticamente anche i soldi di quello che non ha pagato. Io ho fatto un emendamentino sul modello che funziona nelle altre nazioni. Caro extracomunitario, se vuoi aprire un'azienda in Italia lo puoi fare tranquillamente, ma mi devi dare 30.000 euro a titolo cauzionale, che io piano piano ti scaricherò dalle tasse, così sono certo che paghi anche tu. Sai che cosa ha fatto il governo che voleva combattere l'evasione fiscale, il carcere, le grandi evasioni? L'hanno bocciato. Allora andiamo a prendere dove sta l'evasione, perché invece non andare a prendere l'evasione, banche multinazionali, società del web, grandi colossi, extracomunitari, e poi andare a massacrare
il commerciante che ha già una tassazione al 47,8%, chiaramente diventa una cosa un po' pesante per chi vorrebbe lavorare, vorrebbe uno Stato che ti aiuta a lavorare e non fa di tutto per farti chiudere. Senta, onorevole Meloni, il governo la settimana scorsa sembrava particolarmente traballante, no? Cioè, c'erano dubbi, si facevano battute sui panettoni e sulle colombe, e nelle ultime ore sembra invece che la situazione si è andata nettamente migliorando, o comunque insomma si comincia a ragionare di qualche cosa che si protrarrà nel tempo. Ci crede? Guardi, io poco, francamente. La questione del governo è abbastanza palese, nel senso che ci sono due spinte contrapposte che si muovono. Da una parte, che poi forse in realtà sono anche un po' la stessa cosa, no? Cioè, da una parte c'è un governo che disperatamente, c'è una maggioranza che disperatamente vorrebbe arrivare più avanti possibile perché ha chiaramente paura di misurarsi con il consenso degli italiani, dall'altra parte però questa paura di misurarsi con il consenso degli italiani, cioè questa consapevolezza di non avere abbastanza consenso, abbastanza voti, porta i singoli attori a doversi per forza distinguere dal resto della compagine. Per cui noi abbiamo praticamente una maggioranza che non condivide niente, non va d'accordo su niente, litiga su tutto, hanno votato la manovra, sono usciti dal Consiglio dei Ministri, hanno cominciato tutti quanti a dire io non c'entro niente, io non l'ho votata, a me questo non piace, il PD ha presentato il doppio degli emendamenti nostri, che noi saremo un partito di opposizione e loro di maggioranza. Ora, che cosa accade? Governare oggi non è una cosa facile, per governare oggi servono visione, gioco di squadra, coraggio, credibilità, un'idea molto chiara. L'Italia, io sono rimasta scioccata dalle parole del ministro dell'istruzione Fioramonti del 5 Stelle, che ha detto il Movimento 5 Stelle non ha un'idea di paese. Amico mio, se non avete un'idea di paese non dovreste candidarvi a governarlo, no? Onorevole, onorevole, della politica avere un'idea di paese, una visione, come si dice in questi casi. Detto che chiediamo scusa ai nostri ascoltatori perché la qualità del collegamento abbiamo provato, ma era il migliore possibile. Onorevole, a proposito di... Piace, ma io ho anche una voce, mi scuso anche io. No, no, non è la voce, è il collegamento, per carità. Proprio in una battuta conclusiva per salutarci, a proposito di visione paese, lei ha parlato, no, del rapporto non sempre facile, per esempio, col commerciante non italiano. Ha sentito il pezzo di Zalone, che ne pensa? Le giuro che non l'ho ancora sentito, me ne tolgo, perché me l'hanno mandato un sacco di persone ma non sono riuscita a sentirlo, per cui le devo chiedere scusa, ma lo devo ancora sentire. Se avrà modo, avrà modo, ci sentiamo più avanti. Devo dire, va bene, che, va bene. Devo dire che apprezzo l'onestà dell'onorevole Meloni, perché molti stanno commentando questo brano e questa operazione, che poi sarà un film che uscirà a gennaio, senza avere né ascoltato il brano e senza ovviamente aver visto il film. E quindi questo, senta Meloni, prima di salutarla, ieri è stata a Bruxelles per ovviamente la battaglia contro il MES. Il 20 dicembre c'è un'iniziativa importante, quale? Il 20 dicembre sono gli auguri di Natale in piazza di Fratelli d'Italia, come sapete noi siamo molto legati ai simboli della nostra tradizione, quindi un onore per essere presidente e tutto quello che serve per celebrare ovviamente il Natale in una nazione nella quale il Natale anche, insomma, si nasconde o si celebra, ma rischia di diventare solamente una scusa per mangiare tanto e per scambiarsi un po' regali nella migliore tradizione costruita. E invece Fratelli d'Italia, Piazza Capranica, venerdì 20 dicembre a Roma dalle 17:30, una festa di Natale con i fiocchi per chi vuole venire a festeggiare il Natale con noi. Perfetto, grazie davvero a Giorgia Meloni, grazie, buona mattinata, a voi, buona buon lavoro. Giornata. E cambiamo di nuovo argomento, perché il 2 dicembre è uscito La Casa delle Voci, scritto da Donato Carrisi, edito da Longanesi. Carrisi lo conoscete tutti, è un autore di diversi bestseller internazionali e regista di due film tratti dai suoi libri, che sono La ragazza della nebbia e L'uomo del labirinto, recentemente usciti nelle sale. È considerato un maestro del thriller, è tornato ai microfoni di RTL 102.5. Donato Carrisi, buona giornata e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Che piacere, e ci creda, non si tratta qui di alzarsi in piedi e applaudire o suonare i violini. Lei è uno dei pochissimi autori italiani che ha fatto ciò che nel mondo anglosassone è decisamente più frequente per i grandi scrittori, quelli di successo, cioè essere una sorta di holding, no? Scrivere, curare magari o direttamente come nel suo caso i film, essere molto attento a ciò che si ricava dai propri scritti. Complimenti, vuol dire, ecco, veramente portare il frutto della sua immaginazione, della fantasia, la sua arte a disposizione di tutti. La sensazione è che si diverta un mondo. Tantissimo mi diverto, ma io mi definisco soprattutto un narratore, e questa cosa comincia dalle fiabe della buonanotte che racconto a mio figlio ogni sera e poi passa attraverso i libri e arriva sullo schermo.
Ciò che conta è raccontare una storia e soprattutto suscitare un'emozione nel pubblico, evocare questa emozione, far risalire nel cuore l'emozione sopita, per esempio la paura del buio che avevamo quando eravamo bambini. Ecco, quando ci riesco sono soddisfattissimo. E arrivando invece alla Casa delle Voci, che cosa indaga in questo nuovo testo? Ma questa è una storia strana, perché è un thriller che non ha bisogno di crimine, non c'è una scomparsa, non c'è un omicidio, non c'è una vittima e soprattutto non c'è un mostro. La sfida era: si può fare paura senza un mostro? Lo spunto nasce a Firenze, dove c'è un ipnotista, l'addormentatore di bambini, e uno psicologo infantile che si occupa appunto di risolvere alcuni ricordi problematici nella mente di un bambino, e lui è costretto ad occuparsi di un caso, del caso di un'adulta, di una donna, che ricorda un omicidio avvenuto nella sua infanzia, e piano piano la storia di questa donna si insinuerà anche nella sua. Senta, carissimi, mi è venuta curiosità, perché lei prima faceva riferimento alle fiabe che racconta al suo bimbo. Facciamo una cosa che non si è mai fatta alla radio: ce le racconta una fiaba con il tono e il modo con cui si rivolge a suo figlio? No, guardi, gliene racconto una ancora più terrificante, che per mio figlio ormai è acqua fresca, che è una fiaba che mi raccontava mia nonna da bambino e che è tratta da un fatto di cronaca avvenuto a Martina Franca, il piccolo paese in cui sono nato, ed era il caso di una donna che aveva non solo fatto a pezzi il marito, ma dopo averlo confezionato in vari pacchettini l'aveva gettato in mare. Ecco, la fiaba iniziava così: con il marito che tornava a trovare la moglie come una voce attraverso il camino, e le diceva: Maria, Maria, ridammi il braccio mio, Maria, Maria, ridammi la testa mia. Ecco, essendo cresciuto in questo modo, lei capisce che ovviamente non si spiegano delle cose. Ecco, tra l'altro, caro Donato Carrisi, oltre che è assolutamente straordinario il lavoro che ha fatto sua nonna, perché l'ha reso ricco e famoso in prospettiva, ma a parte ciò, in realtà, se uno poi va a leggere la versione originale delle favole, non quelle della Disney, non edulcorate da Disney, ma le versioni dei fratelli Grimm, e siamo lì a quello che avete sentito adesso con Donato Carrisi. Da questo punto di vista, le vogliamo chiedere questo: il principe de Curtis in arte Totò, insomma, uno che sapeva far ridere, però ci teneva a mantenere le distanze e dire sì, ma io nella vita non è che devo far ridere ogni momento. Donato Carrisi, che scrive thriller clamorosi, ha fatto spaventare milioni di persone, nella vita cos'è? Un compagnone, uno che ride tanto, è uno allegro, racconta le barzellette, ha dei tratti di ciò che scrive? Assolutamente, sono anche un fifone, devo dire la verità, perché se non provassi prima di tutto su me stesso la paura non riuscirei a trasmetterla, per cui chi mi conosce sa benissimo che sono pieno di paura. Ma coabita un mostro dentro di lei? Ma il mostro non direi, il mio mostro si nasconde nell'armadio, nel mio armadio in camera da letto, che chiudo bene ogni sera perché ho sempre paura che si apra da solo. C'è la nostra collega Legrenzi che annuisce come se ce l'avesse anche lei un mostro nell'armadio. Non ho l'armadio io. Chi non ha avuto, ragazzi, un mostro nell'armadio? Scusate, ma chi è che non ce l'ha avuto? Sono gli scheletri. Che cosa sono quelli lì? No, mostri, non scheletri, è un'altra storia. Mostri, io non so. Da bambini ce l'avevamo. Io anni fa cercavo una paura da raccontare, la trovai su una frase scritta su una t-shirt indossata da una bambina a Londra. La frase diceva più o meno così: non sai cos'è la paura finché non senti un colpo di tosse provenire da sotto il tuo letto. Ecco, questa è la sintesi massima, secondo me, della paura. È verissimo. Guardate, mio figlio l'altra sera dormiva in camera, aveva la sorella a letto a castello sopra, si era dimenticato che ci fosse la sorella, ha urlato nella notte: mamma, c'è qualcuno sul soffitto, anni tre, perché in quel momento il bambino prova la paura. È esattamente quello che ha raccontato Donato Carrisi. Povero Riccardo. Ragazzi, povera Amelia. Dormiva. Allora, salutiamo e ringraziamo di cuore davvero Donato Carrisi, La Casa delle Voci, l'ultimo lavoro, ma ce ne sono tantissimi se vi piacciono da leggere. Grazie, a presto. Grazie a voi. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.